Buongiorno a tutti, nella splendida cornice dell'isola di Albarella sono iniziati stamani i campionati nazionali giovanili Wisp Tennis. Numeri, partecipazione e spirito di questa manifestazione lo chiediamo ad Alessandro Barba, responsabile nazionale delle manifestazioni. Sì, ciao a tutti, buongiorno. Come ogni anno i numeri sono positivi, sono tante le regioni rappresentate, tanti ragazzi e come ogni anno ecco tantissime partite. Addirittura le nostre previsioni prevedono per quest'anno all'incirca 700 incontri giocati in una settimana, che sono tanti e lo spirito è il nostro, lo spirito è quello WISP, quello che ci contraddistingue, quindi è uno spirito dedito all'inclusione di tutti quanti i ragazzi, le culture e i partecipanti, e quindi cerchiamo di far giocare più partite possibili ad ognuno di loro. Addirittura abbiamo inventato una modalità di torneo nuova che prevede, diciamo, addirittura la possibilità di vittoria da parte di quei ragazzi che andranno a perdere anche due partite. E oltre a questo abbiamo tanti eventi e tante manifestazioni che andiamo ad organizzare, tutte quante con le nostre modalità, che possono essere il fantastico torneo bomba, un torneo a tempo, e un torneo con cambi volanti, quindi un po' come la scherma, con massimo 5 punti consecutivi e poi si cambia partecipanti. Tantissimi quindi gli eventi e tantissimo sarà il divertimento. Manifestazioni nazionali Wisp Tennis, un po' di storia, un po' di filosofia, lo chiediamo a Erasmo Palma, coordinatore nazionale della struttura attività tennis. E la storia la viviamo quotidianamente, ci portiamo dietro quanto di buono è stato fatto dal nostro movimento, dalla Wisp, fin dai tempi in cui era sport popolare, con la trasformazione di sport per tutti, e il tennis credo che abbia preso questa dignità. La filosofia è che per noi i giochi non sono mai finiti, cioè, rifacendosi al filosofo americano Katz, il giocare per noi non ha un termine, quindi non c'è chi vince e chi perde, ma ci sono delle situazioni, delle immagini, degli spaccati, delle emozioni che poi nei giorni successivi si possono ripetere, sia che si sia vinto sia che si sia perso. La cosa fantastica di questa manifestazione giovanile, che per noi è la linfa della struttura di attività, è che intanto abbiamo fatto una presentazione dove c'erano al tavolo della presidenza tre bambini che hanno spiegato più o meno come si sarebbe svolta la settimana. E poi un'altra cosa molto bella è che in un contesto con 23-24 campi da tennis, se ci giriamo troviamo i ragazzi che giocano nel prato, che giocano appoggiati a un albero, insomma il gioco non finisce mai. Sono i famosi giochi infiniti dove si può veramente continuare a divertirsi senza necessariamente dover vincere o perdere un incontro. Questo credo che sia la cosa che ci distingue. Lo stesso spirito che abbiamo con i ragazzini, con i ragazzi, lo abbiamo con gli adulti, lo abbiamo nella nostra formazione, e credo che questo sia un messaggio importante, che non possono succedere queste cose se non c'è una buona formazione dietro, una formazione che va a connotare questo tipo di sport. Alessandro può confermarmi che negli anni, 10-12 anni che siamo qui ad Albarella, credo che gli interventi come giudici arbitri siano stati pari a zero o da contarsi sulle dita di una mano. E questo credo che sia lo spirito vincente. Da noi funziona l'autoarbitraggio, funziona il fair play, funziona il rispetto delle diversità e funziona il piacere di stare insieme. Facciamo un giro fra i campi. La cosa bella di queste partite è che i compagni di squadra sono sempre vicino al giocatore in campo, al loro compagno di squadra.
dai campionati WISP Tennis giovanili, un saluto alla prossima diretta. Ciao a tutti!